Ciao a tutti, vedo spesso tanti tastieristi fare una cosa un po' strana, dire devo fare quel pezzo, allora mi serve quella tastiera, mi serve quel plugin, oppure perché c'è quel suonino lì, oppure quel plugin perché così i fiati li riesco a fare in quella maniera, gli archi li faccio in quella maniera lì, perché quella è veramente l'imitazione perfetta, oppure utilizzo quel piano perché mi dicono che sia uguale a un pianoforte a coda. Non voglio dire che queste cose siano sbagliate, ma ogni tanto è un po' come costruire una casa partendo dal tetto. Nel senso che quello che vedo spesso è un pochino così uscire una parte bambina che abbiamo tutti, io per primo, ma un fermarsi, diciamo, alla superficie. Prima di approfondire l'argomento, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati, mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, fare proposte, domande e quant'altro. Vi ricordo il mio canale Patreon, dove potete sostenere il mio lavoro, innanzitutto, poi avere in cambio tutorial, PDF, trascrizioni, suoni. E per il livello Pro c'è una lezione online una volta al mese in diretta con me, collettiva, dove parliamo di tante cose, insomma, approfondiamo un po' tutti gli argomenti che tratto sul canale. Ma se volete ulteriormente approfondire gli argomenti o siete interessati appunto a lezioni online circa le tastiere, il pianoforte o invece approfondire tutta la parte più tecnologica, quindi la creazione dei suoni e tutto il resto, scrivete ad info@paologambino.com. Detto questo, penso anche che molti di voi si siano accorti che magari poi ho preso quel plugin, ho preso quella tastiera, poi non è che abbia svoltato la mia vita. Ma anche, per esempio, parlando di setup, ogni tanto io vedo persone, perché ho messo quello, ho collegato quell'altro, così. Dico sì, ma poi magari poi li senti suonare, insomma, i problemi sono altri, perché quello che dovrebbe essere sempre, diciamo, a monte di tutto dovrebbe essere la musica. Quindi, cioè, ogni tanto magari fermarsi su tutte il discorso così un pochino più esteriore ci limita un attimino. Spesso, tra l'altro, ci dimentichiamo anche che magari abbiamo già quello che ci serve, perché magari se abbiamo una buona workstation, piuttosto che tanto meglio un sistema come Main Stage, Camelot, quello che è, spesso abbiamo la possibilità di avere tutti i suoni che vogliamo. Dobbiamo imparare a utilizzarli, però questa è la grossa cosa, per cui non è perché ho visto quel tastierista che ha quella roba lì o quel mio amico che mi ha detto quello. Ragioniamo con la nostra testa, ma soprattutto ragioniamo in termini musicali. Ricordiamo sempre che, soprattutto dal vivo, tutta una serie di dettagli si perdono. Quindi il suonino che si sente là dietro, magari in un discorso discografico funziona, in un discorso live si perde. Ricordiamoci sempre che quando ascoltiamo un disco, magari lo ascoltiamo più volte se ci piace. Quindi ogni volta, ci sarà capitato a tutti quanti voi, ogni volta che lo riascoltiamo, cogliamo dei dettagli. Su un live abbiamo una sola possibilità, e quella è. Ecco, quindi bisogna puntare più sull'impatto, quindi i dettagli non sono fondamentali. Certo, la musica è fatta di dettagli, ma io partirei proprio dai dettagli fondamentali, diciamo dalle fondamenta di qui sopra, quindi gli accordi sono giusti, suoniamo bene, le nostre parti funzionano. Io sento un sacco di gente dire, questo strumento ha i suoni che non funzionano. Ragazzi, se le nostre parti sono a posto, e i nostri suoni ovviamente non sono disastrosi, i suoni escono, punto. Questo non ci sono storie, se no c'è qualche problema. Facilmente. Chiaramente questo riguarda noi, ma riguarda anche tutti i nostri colleghi. Se si lavora ascoltandosi, i risultati non possono non esserci, perché si suona insieme. Ogni tanto, questa è la mia percezione, che si tenda un po' a suonare ognuno per i fatti propri, a essere concentrati appunto sul suonino, sulla cosina così, sul dettaglio, su quel software lì, su quell'altro. Parlo di tastieristi, ma poi vale anche per gli altri strumentisti, mentre invece si perda poi l'essenza, che è appunto quello di creare mood. Quindi, appunto, la prima cosa, veramente curiamo le parti fondamentali, anzi, la prima cosa che mi verrebbe da dire è curiamo, se dobbiamo imparare un brano, impariamocelo bene a livello armonico, aver chiara la struttura, poi si lavora sulle parti. Queste parti devono essere suonate bene, non cominciamo a dire, non so, devo fare jump di Van Halen, allora mi serve il plugin dell'OBX. No, mi serve quel suono lì, è un suono che vi metto anche un link che è facilissimo da fare, lo facciamo con qualunque synth, spesso tanti hanno già anche il preset, ma comunque si può fare in qualche modo, nei miei corsi io lo spiego, e tutto quello, ma veramente una roba da ABC delle tastiere. Però non ci serve il plugin, ci serve suonarlo bene, e già lì abbiamo il nostro da fare, insomma, a livello di timing, a livello di tutta una serie di cose appunto che fanno la musica. Quindi questo così è un video così che mi sentivo di condividere, perché ogni tanto veramente vedo un po' troppo complicarsi
e lo dico io che se seguite certi setup vedete che sono un po' cervellotici, però ogni complicazione deve servire a migliorare un qualcosa, non a complicarci la vita, deve sempre servire allo scopo principale che è quello della musica, di creare musica bella possibilmente. Grazie per l'attenzione a tutti e a presto, ciao!